Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della D&D. Oggi volevo parlarvi delle mie impressioni dopo l'utilizzo dell'Echo Show 5 per circa un mese o giù di lì. Vedere un attimino i pro e i contro e farne una valutazione per condividerla insieme a voi. Ma prima di tutto questo, sigla! Allora, partiamo dagli aspetti belli. In linea generale, gli aspetti positivi sono le interazioni video, naturalmente, perché Echo Show ha appunto lo schermo, a differenza dell'Echo Dot, e questo ci permette, mi sono segnato due o tre cose dopo aver condiviso i pensieri anche con mia moglie, che invece è soddisfatta rispetto a me. Quindi quando magari volete fare una ricetta e anziché star lì a continuare a leggerla sul telefono o a sentirla e basta, preferite vedere delle immagini, l'Echo Show 5 di sicuro vi aiuta. Le canzoni, carina come cosa, quando ci sono gli amici magari mettete una canzone, vi fa vedere anche il testo delle parole in sovraimpressione, quindi funziona tipo da karaoke, diciamo, anche se la voce del cantante originale c'è naturalmente. Quando impostate un timer viene visualizzato, quindi quando è passato un po' di tempo non c'è bisogno che chiedete ad Alexa quanto tempo manca, ma bensì basta una sbirciatina mentre state cucinando, soprattutto per vedere quanto manca alla scadenza del timer. Avete sempre visualizzato un orologio, quindi anche questa è una cosa comoda. Quando chiedete il meteo, oltre a darvi l'indicazione vocale, vi fa vedere anche una schermata con il meteo nell'istante in cui lo chiedete, per la sera, per il pomeriggio, per i giorni a seguire, quindi c'è anche qui un'interazione video che vi consente di capirla meglio, diciamo, e seguirla più. Comunque, il fatto di avere il video consente un'intuizione maggiore all'utente che utilizza Echo Show 5. Vediamo i contro. A me è sembrato che l'Echo Show 5 capisca meno i comandi che gli vado a dare, ma anche solo quando chiamo Alexa, a volte, cosa che non mi era mai successo con l'Echo Dot, non mi ascolta e non si attiva. Mia moglie invece, che aveva l'esatto problema con Echo Dot, con Echo Show 5 dice che si trova meglio, quindi probabilmente ascolta meglio le voci femminili, questo non ve lo so dire. Comunque io ho riscontrato questo piccolo difetto. Un altro nota dolente è il prezzo, perché se vado a vedere un Echo Dot mediamente ormai venduto a 29 euro contro un Echo Show che adesso è in offerta a 75 euro, ma il prezzo pieno è 89, capirete bene che per avere semplicemente un'interazione video rispetto soltanto a un'interazione vocale, a mio parere, non ne vale la pena. Anche quando erano in offerta, io l'ho preso in offerta a 59 euro, ho voluto provare soprattutto per cercare di utilizzarlo in simultanea con le telecamere e così fungere da baby monitor, diciamo, quando mia figlia in camera che dorme, con le telecamere potevo in ogni momento attivarla e seguirla. Questo è un altro contro che mi dice che non ne vale la pena acquistare un Echo Show 5, a mio avviso, perché i tempi di reazione tra quello che sta succedendo e quello che vi fa visualizzare l'Echo Show 5 sono pessimi. Passano anche 3-4 secondi, quindi capirete bene che se un bambino si sta girando nel letto e oppure sta succedendo qualsiasi tipologia di cosa, 3-4 secondi sono veramente troppi. Anche l'audio arriva in ritardo, quindi è uno di quei punti su cui non posso transigere, quindi Echo Show 5 per me no buono. Detto questo, ragazzi, in linea generale darei un bel 5 meno, perché comunque tutte le funzionalità base di Alexa ci sono, ma a questo punto consiglierei di acquistare un Echo Dot. Per questo video è tutto, ragazzi, spero che le mie impressioni vi possano essere di aiuto se doveste affacciarvi al mondo di Alexa per poter scegliere quale dispositivo acquistare. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel mi piace, attivate la campanella, verrete informati sui prossimi video. Consultate i link che mettiamo qui sotto al video, dove sono presenti vari prodotti che noi abbiamo testato e vi abbiamo illustrato. Per questo video è tutto, ciao ragazzi e alla prossima!